Sono Loris Piovesana, sono Chief Innovation Officer del gruppo San Giacomo e mi occupo ovviamente di innovazione. La San Giacomo nasce nel 1968, perciò abbiamo già compiuto 50 anni di esperienza nel settore del mobile. Abbiamo 400 dipendenti all'interno dei vari stabilimenti e con l'indotto superiamo le migliaia di persone. Noi dividiamo la nostra produzione in cucine, zona giorno, zona notte e armadiature. Armadiature per noi hanno un segmento particolare. Di base c'era una richiesta del mercato che ci faceva. Perciò l'esplosione dei codici di semilavorati, sia in termini dimensionali, che di finitura, che di lavorazione che il pannello semilavorato deve assumere, ci ha imposto di incrementare la tecnologia all'interno dello stabilimento. E non ultimo la qualità, che nel nostro segmento di mercato è fondamentale, perciò incrementare la qualità per noi era un altro must. Indubbiamente la cella che abbiamo acquistato ha avuto un'efficienza maggiore rispetto a prima e dei risultati anche economici, se vogliamo, ma la caratteristica che avevamo richiesto era quella di una finitura e la flessibilità nel produrre dei semilavorati. Perché? Perché il melaminico non è più un prodotto di primo prezzo, ma è un melaminico strutturato con delle finiture, con del design, e diversamente da prima il melaminico ha una propria caratteristica un po' più segmento di mercato. Questo ha imposto in questo caso alla Stefani di non lavorare dei semilavorati ma dei prodotti finiti. Avevamo richiesto di poter esaudire una richiesta del mercato che era la flessibilità, perciò la caratteristica del flashcut ci permette di poter lavorare sia MTS che MTO. Successivamente noi la stiamo utilizzando anche per i resti e per i ripristini, perciò una delle caratteristiche particolari era questa. Indubbiamente ce ne sono altre come la preparazione di cataste, perciò il taglio flash cut con cataste miste e tutta la logistica che questa cella ha. Abbiamo scelto SCM perché fin dall'inizio ha saputo ascoltare le nostre esigenze. Man mano, progetto dopo progetto, questa nostra idea che avevamo di questa cella di sezionatura, di squadra bordatura insieme, si è materializzata. Perciò alla fine abbiamo scelto SCM proprio per questo motivo, perché ha saputo realizzare ciò che volevamo. E non ultimo, un impatto finanziario, che ovviamente era quello che noi ci aspettavamo. Devo dire che con SCM quello che avete visto è solo una prima parte di un progetto un po' più ampio, perciò la collaborazione c'è sempre stata. Però faccio presente che questa azienda lavora a seconda della stagionalità 2 o 3 turni, perciò abbiamo bisogno costantemente di avere delle persone che sappiano all'esigenza darci una risposta immediata anche via web. Questo è solo un primo passo rispetto a quello che abbiamo in mente di fare e che già stiamo lavorando con SCM per realizzarlo. Non vi posso svelare altro, vi posso solo dire che stiamo parlando di una logistica integrata. Il mobile del futuro è quello del passato. Non cambia l'emozione che il mobile deve dare all'interno della casa, perché è la casa. Perciò la richiesta che l'uomo farà sempre a chi produce mobili è quello di arricchire e di dare questo calore a questa casa che ci accoglie tutte le sere.